Passiamo alle Biggs. Biggs ne prese 2, 4 e 5 con quella di Brenda Walton. E ho preso. Queste non sto a tirarle fuori perché tanto non si vede niente dentro. L'orologio. Ho preso il... Si vede? Sì. L'orologio. Poi ho preso la macchina da scrivere. Ho già le mini di queste. Anche il... Il telefono, già le mini da mettere nelle mover and shaper, però volevo anche quello grosso. E poi c'è questa qua che fa il cerchio, che ovviamente ho già come Tinlitz, o ho già come Framelits, però le Framelits non tagliano il tessuto. Questa qui poteva, può essere utile nel caso debba tagliare un pezzo di tessuto, di stoffa, di pelle o quant'altro, può tornare utile. Quindi queste quattro qui, in più... Cioè le fustelle di Brenda Walton sono belle già solo per la confezione e per i decori della confezione perché mi piace un sacco. Ho preso la mitica fustella che fa la torta, che fa il cake, che è questa. Poi una delle mini, che insomma sono mini per modo di dire perché sono queste qua che fanno tre cerchi. Che fanno i tre cerchi e che vanno inserite ovviamente nelle mover and shaper. Qua basta avere una qualsiasi mover and shaper per poterle inserire. E anche queste tagliano il tessuto, per cui fate, queste qua si tengono lì perché prima o poi tornano utili. Io, per la mia, quella che è la mia esperienza, prima o poi ci si dice ho fatto bene a prenderle. Poi le L, ho preso due L. Tra cui questa qui che fa questa bustina che mi piace tantissimo, che ha la chiusura, ce l'avevo qui perché ho tolto il pezzettino che c'era dentro, va a sapere dove l'ho messa, non ce l'ho più, e se no ve lo facevo vedere. Comunque fa una bustina che si piega in due e si chiude con questa linguetta che vedete qua. Molto molto carina. Poi ho preso una pop and cut vera, questa che non ho ancora capito come funziona, però sostanzialmente è questa qui che non è sul lungo ma è sul largo ed è una L, anche questa che voglio provare perché pop and cut non ne avevo e quindi sono curiosa di vedere come funziona. Poi una L che in più aveva in dotazione due fustelle da embossing. E questa qua secondo me è la botta più incredibile di tutta il mega sale, perché le XL voi sapete costano tantissimo e questa oltre a essere una XL che fa questa specie di card, cioè è già la card da piegare che ha questo svirgolo al fondo bellissimo che poi si può imbossare con questi due disegni che sono questi. E questa qua era il vero affarone del mega sale perché questa qui si prendeva alla cifra di 6,02 euro, che costava 40 euro. Questa costava 40 euro, l'ho pagata 6,02 euro, fate un po' voi. Ed infine, perché li ho lasciati per ultime, the last but not the least, the least, come dicono in Inghilterra, come dicono in America, Le Framelits, che ce n'è qua una sbordellata. Allora, cominciamo con quelle semplici, che sono, numero 1, questa qui che fa questa label un po' ammorbidita, quindi non tagliata secca, con l'ovale da abbinare. Bellina un monte, mi piace tantissimo. Poi, cuori un po' strambi, con la cornice. Ho smesso di dirvi i codici. Ah, la bustina che vi volevo far vedere prima è questa qua, vedete, che ha questa, si chiude e poi rimane dall'altra parte così e qua con, e voilà, bellina, proprio carina. E non vi ho detto i codici, vabbè, comunque, se avete bisogno me li chiedete, ve li do. Questa allora ve l'ho già fatta vedere con i cuori un po' strani, poi questa che fa le etichette. Anche molto carina e ha 9 dimensioni, sono comunque tantissime. Poi c'è questa che fa le bordure,
che anche questa è nuova, mi piaceva molto questa con il fiorellino, le stelline e i cuoricini anche, ce ne sono quattro che comunque buttale via. E poi cominciamo con quelle con i timbri, sono tutti clear stamp a sto giro. Abbiamo la linea delle Framelits con i, come vi avevo detto, partito l'embolo delle gabbiette, gabbiette e uccellini dentro, come se piovesse. Barattoli per fare la marmellata, direi, sì, comunque barattole con l'etichetta. E qua ci sono un sacco di fustelle e di timbri. Bandierine. Mai più senza, qui ce n'è di tutti i tipi, considerando che ho anche quelle più piccole della Stampin' Up, bandierine che io non le ho mai usate, bisognerà che comincio a usarle perché ormai sono piena. Label con varie scritte, Happy Birthday, Thinking of You, anche qua ne ho da vendere e da appendere, mai più senza. E un'altra label con i vari timbri, Sweet, Celebrate, Friends, insomma. Qualche fiorellino, e sono queste e basta. Sapete, ho concluso, sono stanca, mamma mia quante sono, e adesso dovrò trovare il modo di farle infilarle da qualche parte. Bene, vi ho detto tutto. Se avete qualche dubbio, se volete sapere qualcosa in più su queste fustelle, se vi interessa qualcuno in particolare, la volete cercare, mi serve il codice, non ve l'ho dato, me lo chiedete. Diversamente, ragazze, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!